Carissimi amici, benvenuti in questa lezione di biologia cellulare, che altro non è che la continuazione della precedente lezione in cui abbiamo visto i ligandi, diversi ligandi che facenti parte del sistema nervoso periferico. Stavamo trattando le proteine G. Vi ho ripreso un attimo un fotogramma che vi ho fatto vedere nelle precedenti lezioni, in cui appunto abbiamo detto che le proteine G possono trasmettere il segnale, ecco, dopo che sono attivate grazie sempre, ormai lo sapete bene, grazie al legame ligando recettore, possono trasmettere il segnale all'interno della cellula come attivando enzimi che sono associati alla membrana o regolando canali ionici. Stavamo vedendo come possono regolare canali ionici, come possono la risposta cellulare può avvenire grazie alla regolazione dei canali ionici. E questo lo stavamo vedendo, approfondendo diverse, abbiamo visto diverse molecole, abbiamo visto diversi ligandi, quindi riprendete le precedenti lezioni. Abbiamo visto anche i neurotrasmettitori principali del sistema nervoso periferico. Ora cerchiamo di approfondire alcuni dei neurotrasmettitori che agiscono a livello del sistema nervoso centrale, perché anch'essi, tanti di essi, utilizzano proteine G per regolare i canali ionici, per poi fare avvenire un processo di depolarizzazione finale, come, o per contro anche di iperpolarizzazione, quindi possono far scattare l'impulso nervoso, come possono anche non farlo scattare. Quindi cerchiamo di capire un po' come agiscono. E vi ho scritto proprio che i neurotrasmettitori anche del sistema nervoso centrale, tantissimi di essi sono neurotrasmettitori che rappresentano ligandi che legano recettori, anche se accoppiati a proteine G, come abbiamo visto per il sistema nervoso periferico, vediamo adesso per il sistema nervoso centrale. Non tutti, ma tanti lo fanno, ossia utilizzano recettori accoppiati a proteine G. Quindi dobbiamo approfondirli, perché sono tra i più importanti ligandi, oltre che ad altri ligandi, come abbiamo visto in precedenza, come le particelle odorifere, piuttosto che ancora i fotoni in grado di attivare quella che è la visione notturna, e via dicendo, piuttosto che altre proteine, poi ne approfondiremo altri. E per il momento andiamo ad approfondire appunto i neurotrasmettitori, qui neurotrasmettitori questa volta del sistema nervoso centrale. Ovviamente vi ricordo che questo non è un corso di anatomia, non è un corso di fisiologia, non è un corso di neurofisiologia nello specifico, quindi a voi interessa soltanto ciò che vi dico, a voi interessa, ecco, naturalmente qualche accenno ve lo do, ma non posso star lì a farvi guardare il cervello con tutti i circuiti vari neuronali laddove agiscono l'uno o l'altro neurotrasmettitore all'interno del sistema nervoso centrale, quindi che in due parole è rappresentato dall'encefalo e dal midollo spinale, che a livello del sistema nervoso centrale sono tanti neurotrasmettitori che agiscono a questo livello, quindi non i precedenti che abbiamo visti che abbiamo visto nella precedente lezione a livello dei gagli, ma questa volta siamo proprio all'interno del sistema nervoso centrale. Sono presenti ovviamente sempre sinapsi, e sempre questi neurotrasmettitori trasmettono l'impulso da un nervo ad un altro. Ok, bene, e fin qui ci siamo. Poi state ben attenti, come vi ho detto, lo ripeto, dovete nel modo più assoluto andare a riprendere le lezioni in cui vi ho parlato di queste vie di segnalazione, quindi la via della adenilato ciclasi, quindi andatevela a prendere perché ve l'ho spiegata bene dettagliatamente, e la via della fosfolipasi C, quindi
andateveli a ripassare, studiatele, via dicendo. Dovete conoscerle non bene, ma benissimo. Ora, come vi avevo detto anche a nella scorsa lezione, la noradrenalina è una catecolammina, fa parte di quella categoria di neurotrasmettitori chimicamente, che hanno struttura chimica simile, che prendono il nome di catecolammine. Non approfondiamo adesso qui la struttura chimica delle catecolammine, perché si chiamano così e vi dicendo. Vi interessa soltanto appunto che sono dei ligandi che utilizzano recettori che si servono di possono servirsi di proteine G. Non tutti i recettori del sistema nervoso centrale si legano al non tutti i ligandi del sistema nervoso centrale, quindi le molecole segnalatrici del sistema nervoso centrale, quindi i neurotrasmettitori in questo caso, che si legano, dopo essersi legati al recettore, ecco, vanno ad attivare proteine G. Noi vediamo, come vi ho già detto, quelli che attivano proteine G. Qui però comunque devo farvi una panoramica di recettori che, anche se non li vanno ad attivare, come nella precedente lezione vi ho parlato anche dei recettori nicotinici della acetilcolina, comunque voi dovete sapere che esistono. Allora, per quanto riguarda le catecolammine, la noradrenalina è un neurotrasmettitore, noradrenalina, ricordatevelo, è una catecolammina, ed è un neurotrasmettitore che è questo essenzialmente il fotogramma che vi ho fatto vedere nella precedente lezione, quindi vado velocemente. Ha diversi recettori, può legarsi a diversi recettori, e questi possono essere il beta 1, beta 2, beta 3 adrenergico. Vado veloce qui perché ve l'ho già spiegate queste cose, quindi riprendete la vecchia lezione, così sapete anche che cosa fa. Il legame tra noradrenalina e questi recettori vedete qui, inositolo 1,4-1,5 trifosfato, che si distacca dall'inositolo fosfolipide. Adesso parlo arabo, se voi mi prendete una lezione così di punto in bianco, dovete prima andare a prendere lezioni precedenti in cui vi ho parlato di queste della via della fosfolipasi C. Quindi, in due parole, l'attivazione della fosfolipasi C determina, ecco, un aumento di inositolo trifosfato e ovviamente un aumento di diacil glicerolo. Entrambi possono agire, poi le vie che intraprende l'uno o l'altro dipendono. Per quanto riguarda la serotonina, in ultima analisi avremo un effetto eccitatorio, ossia parte un impulso nervoso, si ha depolarizzazione di membrana a livello del neurone serotoninergico, quindi parte l'impulso nervoso eccitatorio. Quindi, mentre quando la serotonina si va a legare almeno ricordate questi due tra i 7 recettori, che poi vi insegnerò bene e vi dirò vita, morte e miracoli nella fisiologia, in particolare nella neurofisiologia. Mentre quando la serotonina si va a legare al recettore 5-HT1 inibisce la via dell'adenilatociclasi, che è sempre accoppiata a proteina G, allora diminuisce il livello di adenosina monofosfato ciclico, come vi ho già detto. Non parte un impulso nervoso, si ha un potenziale postsinaptico inibitorio, ok? Quindi non si ha depolarizzazione di membrana. Quando invece la serotonina